Amici di Terre, Sapori e Vini, questa volta abbiamo raggiunto il comune di Fumane. Siamo nella Val Pollicella, un territorio straordinario soprattutto per i grandi vini, ma non solo. La regione è il Veneto e la provincia è quella di Verona. Ho raggiunto una realtà produttiva a circa 200 metri di altezza. Con me c'è la gentilissima signora Luciana. Luciana, grazie per aver aperto le porte della vostra realtà alle nostre telecamere. Ci racconti in pochi minuti che cosa proponete? Perché io ho capito bene, c'è l'olio, c'è il buon vino, c'è la ristorazione, la ricezione turistica, c'è un'azienda che lavora. A te la telecamera. Certamente, noi siamo lieti di avervi ospiti nostri qui in questa nostra realtà e effettivamente abbiamo cominciato pensando di fare un po' di olio, invece siamo andati avanti e abbiamo fatto anche, ci siamo messi a produrre anche il vino dalla corvina e dalla rondinella. Abbiamo fatto delle nuove piantagioni di questi vitigni, che sono peraltro vitigni autoctoni. Certo. E abbiamo proseguito aprendo, appunto, come diceva lei, le porte anche agli ospiti, quindi abbiamo una piccola realtà nella quale possono soggiornare le persone che vengono da tutte le parti del mondo e possono gustare non solo i nostri vini, ma anche le nostre pietanze, i nostri cibi abbastanza semplici, ma genuini e tradizionali, come li propone, diciamo, la tradizione veneta. E quindi abbiamo anche un nostro piccolo ristorante nel quale produciamo quasi tutto, diciamo, dal pane, poi proponiamo sulla tavola l'olio prodotto da noi e con le classiche bruschette con il battuto di olive, con il pomodoro fresco, la soppressa locale. Eccola. E avanti e poi tante altre cose. Senti, hai parlato dei vitigni, perciò suppongo come vino amarone? Vino amarone, che è, diciamo, quello che è più conosciuto. Certo. Ma non è il più importante. Brava. Diciamo che il più importante dall'epoca di Cesare Augusto era il Recioto. Ha questo nome perché viene dalla dizione reticum vinum, ecco. Cioè quel vino che veniva prodotto dai reti, che era la popolazione che abitava queste zone. La Val Pollicella poi è già citata da Svetonio come la Vallis Pollicelle, cioè la valle delle molte cantine. Perché non c'erano le industrie, cioè ho sbagliato a dire le industrie, non c'erano tutte le cantine di adesso, ma ognuno produceva il suo, certo, vino. Certo, e qui, insomma, risaliamo veramente ai secoli passati, nella storia d'Italia non solo, ma chiaramente la storia enologica. Invece, come, parlando di olio, come cultivar? Come cultivar ne abbiamo 5 o 6 addirittura, perché noi riteniamo che l'olio migliore non sia di un unico cultivar, per cui abbiamo... Meglio un blend? Sì, secondo noi è meglio un blend, per cui noi abbiamo varie qualità, abbiamo il frantoio, il pendolino, il Leccino. Importantissimo, Luciana. Quanto distiamo da Verona? 17 chilometri esatti, quindi a seconda del traffico un quarto d'ora o mezz'ora, solo se c'è più o meno traffico. Siete in una delle città più belle del mondo, perché Verona, dobbiamo dirlo, è una città meravigliosa, ma non solo, perché abbiamo il lago di Garda anche vicino. Certo, c'è il lago di Garda, che è bellissimo e facilmente raggiungibile in 20 minuti. E poi, diciamo, siamo vicini anche a Venezia, sì, un'oretta di strada. Siamo vicini alle Dolomiti, un'oretta e mezza. Cioè siamo un buonissimo punto di partenza per le visite più belle del nord Italia. Luciana cara, che dire allora? Insomma, è un posto bellissimo, siamo vicini alle città d'arte, al lago, c'è natura, c'è ambiente, il buon vino, il buon olio, la ristorazione, letti comodi ed accoglienti. Che fare a raggiungere Costa degli Ulivi, anche perché ve lo consigliamo noi di Terre, Sapori e Vini. Però mi hai incuriosito, io voglio andare in cucina apposta dallo chef. Come no, certamente, Alberto sarà felice di parlarvi. Così magari, come si dice qui da voi, magari mangio anche qualcosa. Certo, certo, con piacere. Andiamo in cucina. Ok. Detto fatto, amici cari, sono con Alberto Fasoli, lo chef qui di Costa degli Ulivi. Alberto, tra l'altro, ha una storia molto molto bella. A parte che tu sei autoctono qua del paese, dico bene? Di Fumane. Proprio di Fumane, perciò meglio di così. Però tu, prima di fare lo chef, prima di entrare ad affrontare le fatiche della cucina, che cosa facevi? Un artigiano. Ma cosa? Orafo. Allora, dal taglio tepper, come si dice in gioielleria, quello a cassa da morto, sì. Ti ricordi qualcosa? Certo. alla cucina. Qui fai di tutto. È sempre un'arte, certo. Certo. Pane. Dalla pasta, pane. Sì. Pane la mattina, pasta. Di tutto. Verdure. Ecco. Ma chi arriva a Costa degli Ulivi, cosa può mangiare? Perché Luciana diceva, mangiamo la cucina nostra, no. Tipica. Dimmi qualche piatto, dai. Allora, si parte le bruschette col pane, sì, fatto in, certo, casa nostro. Con le olive, alle volte specialmente nostre, mm-hmm, un patè di olive con la soppressa,
sempre nostra, sì, della zona, il lardo. Andiamo tanto con le tagliatelle della nonna, ecco, con il ragù della nonna, fatte in casa, fatte tagliate a mano e con, comunque sempre, certo, fatte in casa. Coccinelle, costi di olivi con salsiccia, olive e passato di pomodoro. Chiudiamo in bellezza, cosa ti piace di più cucinare? Ci tengo tanto al brasato, per dire. Ecco, perché col vino? Brasato con l'amarone. Con l'amarone, che perché buono. Ovviamente carne buona, amarone buono. Certo. È un bel piatto. Terre, sapori e vini, ancora con voi per portare nelle vostre case quelle cose buone, le cose belle della nostra bella Italia. Alla prossima.